Eccoci tornati in diretta a Radio Fermo 1 con Sabato Live, una mattinata finora tutta al femminile, perché qui di fianco a me ci sono altre due ospiti che ci vengono a invitare e a presentare un progetto molto interessante, direi. Domani alle 16.30 c'è il trasferimento della libreria Gulliver di Porto San Giorgio, che si sposta, diciamo, nella stessa via, però in numero 22. Sì. Ok. E domani c'è questa presentazione e con l'occasione verrà presentato un libro. Un libro molto interessante, perché è interessante la storia che c'è dietro a questo sì. libro. Benvenute a Anna Maria Lisi e a Javiera Buongiorno. Castro. Sì. Ho detto bene, perfetto, Javiera? Perfetto, grazie, perfetto. Ringrazio. Benvenute. Allora, Anna Maria, iniziamo da te. Sì. Tu sei nonna di due bambine. Sì. E ti è venuta l'idea di scrivere delle favole per queste tue sì. nipoti. La storia scritta è nata perché la bambina, la più grande, che adesso ha quasi 9 anni, sin da piccola mi chiedeva le favole sugli animali. E a distanza di qualche giorno era così piaciuta la favola che me la richiedeva. Ma essendo nonna, la mente non è sempre molto lucida e allora non le ricordavo. E mi è venuta così l'idea di scriverle. Ecco com'è nata, quasi è stata una necessità. Per ricordare i nomi e magari ampliarli, no, queste storie, ampliarle volta a volta. E quindi sono nate 2, 3, 4, molte favole, molte giusto? Favole, sì, molte favole. E è venuta quindi l'idea di metterle in un libro. Certo. Però questo libro ha bisogno di illustrazioni per essere un vero libro di bambini, vero, giusto? È vero. E quindi è venuta in soccorso Javiera, sì. che è mia nuora, quindi la mamma ecco. delle bimbe, sì, sì, e sì. quindi la insieme, moglie di mio figlio, okay. quindi insieme suocera e nuora hanno realizzato un bellissimo progetto. Penso di sì. Il è libro carino. Si chiama Incanto e il suo mondo. Sì. Che cos'è Incanto e il suo mondo? Quindi una raccolta, una piccola raccolta di sì, favole. Sono favole, racconti che accadono sempre ad Incanto, che è un posto particolare, pieno di animali, dove tutto è bello, tutto è magico, quindi tutte le storie sono proprio, è quello, no? La magia, c'è questo modo di vedere, è un posto particolare, magico. Meraviglioso, magico, sì. Dove, scusami se ti interrompo, sì. è dove tutto finisce bene. Certo, c'è ecco, questo anche, ecco, no? Perché nelle favole comunque noi vogliamo il finale. C'è il personaggio buono, il personaggio cattivo e comunque un lieto fine, si viene diciamo, fuori un lieto sì. fine sì. E quindi questa collaborazione, diciamo, ecco, non proprio usuale perché suocera e nuora, ecco, sì. si sa che a volte hanno degli screzi. Invece voi avete realizzato insieme un progetto che diciamo sta avendo molto successo, perché già è un mese che è nelle librerie sì. questo libro, giusto? Sì. Domani sì. lo presenterete sì. attraverso un evento, sì, ma sottotono, ecco, vorrei che sia chiaro, non è che siamo lì perché la libreria Gulliver no, che diventa Mondadori ci ha comunque invitato, coinvolte, quindi è certo. bello, è bello questo, sì. giocheremo con i bambini, li faremo colorare, racconteremo, leggeremo qualche leggeremo, storia. Ci siamo scoperte sì. brave anche sì, a leggere questo. Lo abbiamo fatto in altre insieme. Occasioni, sì. no? ah, anche okay. a due voci. Sì, sì. facciamo quindi. Un po', ecco. Sì, sì. E insieme a voi domani ci sarà Marco Moschini, che è un autore, giusto? Per sì, bambini. È autore per bambini, soprattutto per la fascia elementari, molto conosciuto. E lui verrà, e lui anche lui ha una proposta molto bella per i bambini. Sì. Anche lui presenterà un libro? Lui parlerà secondo me un po' di tutti, dopo so che c'è qualche regalino, sì, penso, ecco. c'è qualche sì, sorpresa. Sì, qualche intorno, sorpresa, sì, sì. questo ah, lo diciamo, ma non sveliamo ecco. che tipo di sorpresa. Quindi domani tutti i bambini faranno anche dei laboratori oppure ascolteranno solamente? L'idea è quella di che attraverso la lettura, certo, okay, noi portiamo dei disegni attraverso. Anche da farli del libro, sempre in canto nostro, portiamo vuoti senza colore, giusto per farli ecco, colorare. Però anche coinvolgerli, noi quando leggiamo cerchiamo di coinvolgere, no? Anche un finale diverso, cosa avresti fatto tu? Ah, ci quindi sta certo, questa... c'è coinvolgimento da parte del sì. bambino. Sì, tanto. Bene. E dove possiamo trovare questo libro?
Incanto il suo mondo. Domani, quindi direttamente nella libreria, sì. Gulliver. Sì. Gulliver, giusto? Che adesso si trasforma, cioè diventa proprio Mondadori Store. Ok, quindi domani ricordiamo alle 16:30. Mm-hmm. Sì. Con tutti i bambini, quindi possono partecipare grandi, sì, e piccoli, sì, ovviamente. Grandi e piccoli, sì, sì. Ma io sono curiosa, chiedo una cosa. Ma questa collaborazione che sta dando così bei frutti, sì, avrà un seguito? Vi fermerete a questo libro, Incanto il suo mondo? Noi in cantieri abbiamo ancora qualcosina da dire e da fare. E da disegnare. E da disegnare soprattutto. E va bene così, siamo contente, perché comunque è una cosa bella. Quando parliamo di lettura, quando si parla di libri, quando i bambini sono coinvolti, questo fatto ci emoziona. Noi alla fine di ogni lettura che abbiamo fatto nel nostro piccolo, poi ci guardiamo come due, tra virgolette, po' scemette, perché siamo contente. E sì, poi quando uno fa delle cose con passione, il risultato è sempre, sì, positivo, sì, sì, giusto? Sì. L'affetto, l'amore che c'è dietro questo libro è tanto, no? Per le nipoti, tra di noi. E quindi le bambine saranno, sì, a questo punto contentissime. Sì, la grande parla sempre, sì, anche a scuola, perché le amiche ce l'hanno, quindi è diventato anche un po' per lei, ecco. Sì, bene, sì, bene. Allora, tutti quanti domani, adesso ci avete messo un sacco di curiosità. Siete tutti invitati. Anzi, in bocca al lupo, grazie, per questo, grazie, continuasse, insomma, grazie, questo rapporto, sì, bellissimo, viva, tra di voi. Il lupo. Ecco. Anna. E ci vediamo allora domani alla libreria Gulliver, viale Don Minzoni 22 a Porto San Giorgio. Sì, grazie a Anna Maria Lisi e a Javiera Castro. Grazie, grazie. Noi ci risentiamo fra poco. Grazie.